quello che ci proponiamo di fare adesso è partire da questa espressione che abbiamo ricavato precedentemente e in qualche modo cambiare punto di vista. Che cosa intendo? Vedete, in questa espressione l'energia definita come lavoro, bla bla bla, tutte le cose che abbiamo detto, è calcolata in funzione della densità di carica, sostanzialmente integrando questa quantità sul volume dove è presente la densità di carica. Quello che ci proponiamo di fare ora è, come vi dicevo, cambiare punto di vista e attribuire questa energia non già alle cariche, ma al campo da essi prodotto. Quindi questo è il cambio di punto di vista che proviamo a fare. Allora, procediamo. Poiché la densità di carica, ρ, è nulla al di fuori del volume tau, per definizione, io posso tranquillamente estendere questo integrale anche ad un volume che comprenda tutto lo spazio. Ricordate che c'è il vuoto, no? Intorno, siamo partiti da quello assurdo, e avere lo stesso risultato. Quindi l'integrale, ripeto, può essere esteso a tutto lo spazio perché al di fuori di tau la densità di carica è zero e quindi quell'integrale, diciamo, è lo stesso, dà lo stesso risultato. Allora, ho detto che voglio far comparire il campo elettrico, il campo spostamento elettrico, eccetera. Quindi al posto di ρ ci metto la divergenza di D. Vi ricordate, questa è la legge di Gauss in forma locale, divergenza di D uguale a ρ, l'abbiamo richiamata anche poco fa. E quindi scrivo questo. Adesso mi servo di una identità vettoriale, ovvero quella che io scrivo ora qui. Allora, supponiamo di fare, quindi questo che vi sto facendo vedere è un'identità vettoriale che poi applicheremo a quel caso vettoriale. Allora, supponiamo di avere il prodotto fra una quantità scalare alfa e una quantità vettoriale f, quindi alfa per f, e di questa quantità facciamo la divergenza. Alfa per f è un vettore, quindi di esso possiamo fare la divergenza, quindi ha senso porsi questo vettore. Ebbene, è possibile vedere che il risultato di questa operazione è quello che ora vi faccio vedere alla lavagna. Allora, ho scritto divergenza di alfa per f uguale gradiente di alfa prodotto scalare per f più alfa per la divergenza di f. Questo lo potete vedere, ripeto, è un'identità vettoriale, come tale la prendiamo, una proprietà matematica, ma la possiamo anche vedere in qualche modo come una sorta di come posso dire, generalizzazione della derivata del prodotto. Perché quando faccio la derivata del prodotto di due scalari, che faccio? Prima per la derivata della prima per la seconda più la prima per la derivata della seconda. Io qua faccio, quando faccio divergenza di questo per questo, faccio questo operatore applicato alla prima e viene fuori il gradiente prodotto scalare per la seconda più la prima per questo operatore applicato alla seconda che viene fuori la divergenza. Quindi, mnemonicamente me la posso ricordare così. A che cosa mi serve? Bene, vedete, io qui ho divergenza di qualcosa per uno scalare, cioè questo termine qua, vedete? Quindi questo termine qua si può scrivere come il mezzo integrale questo, quindi tau infinito, divergenza di D per D, tau, meno un mezzo integrale infinito, scrivo questo mezzo adesso, quindi perciò c'è il segno meno che ho portato dall'altra parte. Devo fare il gradiente dello scalare per il prodotto scalare per il vettore. Quindi abbiamo meno, ho messo fuori, il gradiente di V scalare di V in dettaglio. Chiaro come viene fuori? Continuo qui la catena di uguaglianze. Allora, se qualcuno ha dei dubbi me lo dice, ma mi sembra essere tutto chiaro. Allora, su questo primo integrale applico il teorema della divergenza, ho l'integrale di volume della divergenza di qualcosa, quindi scriverò
questo integrale come, vabbè, c'è un mezzo fuori, lascio tale quale, integrale di superficie, questo integrale su tan finito, lo chiamo sigma infinito, questa superficie su cui mi do qualcosa da verbo, di V di scalare N inverse, ho scritto l'integrale, l'integrale tramite il teorema della divergenza, ok? Poi abbiamo questo da meno un mezzo integrale su tau infinito. Allora, al posto di gradiente di V ci posso mettere il campo elettrico cambiato di segno, è uguale a meno gradiente di V. Con questo il segno meno qui diventa più e scalare V di tau. D'accordo? Allora, io asserisco che il primo termine, cioè questa integrale di superficie qui, è nullo. Perché viene nullo? Allora, capiamo di che stiamo parlando. Allora devo fare l'integrale sulla superficie sigma infinito di questa quantità. Che cos'è sigma infinito? È il bordo di quello che ho chiamato tau infinito. Allora, io ho esteso l'integrale fino all'infinito, cioè fino a coprire tutto lo spazio. Posso immaginare questa situazione al limite come una sfera di raggio R crescente, il cui volume tau infinito al limite ingloba tutto lo spazio. Questo vuol dire che la superficie sigma infinito è la superficie di questa sfera con raggio che tende all'infinito. Mi seguite? Ora, questa superficie, la superficie sigma infinito, ha un'area che quindi va all'infinito come R al quadrato. Via via faccio crescere R, questa sigma infinito, la superficie, quindi di sigma infinito, cresce come R al quadrato. La superficie della sfera è 4π R al quadrato, no? Quindi l'area su cui faccio l'integrale tende all'infinito come R uguale. Cosa accade dell'integrando? Quando vado all'infinito, il potenziale V va a 0, supponiamo sia regolare all'infinito, va a 0 come? Almeno con 1 su R. Se io ho una carica puntiforme piazzata nell'origine, so che il suo potenziale va con 1 su R all'infinito. Dico, andiamo spesso. Ho detto almeno 1 su R, perché in realtà potrebbe andare a 0 anche più rapidamente. Pensate per esempio al caso del dipolo, che abbiamo studiato qualche lezione fa. In quel caso il potenziale va a 0 con 1 su R quadro addirittura, cioè più rapidamente. Quindi io dico, per mantenermi comunque sul generale, il potenziale V va a 0 almeno come 1 su R. D'accordo? Cosa possiamo dire di D? Di scalare M, ovvero D, modulo di D, quello che vuoi. Beh, anche V è proporzionale a D tramite epsilon con 0, perché siamo nel vuoto. Noi sappiamo che il campo elettrico all'infinito va a 0 almeno come 1 su R al quadrato. Anche qui pensate alla carica puntiforme, il cui campo all'infinito va come 1 su R quadrato. Analogamente a prima, dico almeno perché ci sono situazioni come per esempio quella del dipolo in cui il campo elettrico va a zero più rapidamente, in quel caso come R al cubo va a zero, no? Quindi almeno come uno si è arrivato, certamente non sbaglio nel fare questa affermazione. Vuol dire quindi che l'integrando di questo integrale che viene fuori dal prodotto di queste due quantità va a zero almeno come uno su R al cubo. Potrebbe andare a zero anche più rapidamente, se per esempio fossi considerato un dipolo, ma almeno con un solo al cubo sicuramente. Ma allora, io ho una superficie che va all'infinito come R quadro, su cui faccio un integrale di un integrando che va a zero con un solo al cubo. Fra questo infinito e questo infinitesimo, vince questo infinitesimo, e quindi per R che tende all'infinito, questo integrale dà contributo a zero. Perché l'integrando va a zero più rapidamente di quanto vada all'infinito la superficie su cui faccio l'integrale. Avete seguito? Quindi rimane solamente questo.
rimane quindi solamente questo termine, e quindi ho che l'energia di questa configurazione, definita come lavoro bla bla bla, necessario a costruirla, si esprime come integrale su tutto lo spazio di questa quantità. A buon diritto, quindi, questa cosa che io ho cerchiato qui, un mezzo è scalar D, la chiamo densità di energia del campo elettrico. W piccolo, per esempio, un mezzo è scalar D, che nel caso di nel vuoto D uguale a epsilon 0 per E, è un mezzo epsilon con 0 modulo di E al quadrato. E senza senso sarebbe il modulo di E, no? Quando faccio E scalar epsilon 0 E, viene epsilon 0 per il modulo di E al quadrato. Questa è la densità di energia del campo elettrico. È una densità di energia perché integrata nel volume di tutto lo spazio mi dà l'energia che abbiamo definito inizialmente. Quindi è una densità di energia, perché l'energia è il volume, sostanzialmente. Ed è attribuita al campo elettrico, perché vedete, da esso dipende. Quindi noi adesso siamo riusciti a fare quello che vi avevo preannunciato, ovvero di spostare il punto di vista per quanto riguarda l'energia dalle sorgenti, cioè dalla densità di carica, al campo. Quindi noi attribuiamo una energia con una certa densità esattamente al campo elettrico in questo caso. Quindi quando io per esempio dico che per forma di microonde il campo elettrico oscillante, come vi ho spiegato, riscalda il cibo, effettivamente il campo elettrico cede una parte della sua energia al cibo per riscaldare. Quindi diciamo, è un concetto, come voglio dire, pregnante, non è solo un passaggio matematico, ma ci permette appunto di attribuire una, diciamo così, realtà fisica a questo campo elettrico, in generale il campo elettromagnetico, perché è dotato di una certa energia. Sulla base di quello che abbiamo detto, possiamo anche capire meglio le questioni energetiche legate ai dipoli che abbiamo trattato, diciamo, qualche lezione fa. In particolare, nell'ambito qui dell'elettrostatica, noi abbiamo studiato possiamo ricondurci in qualche modo al dipolo condensatore, no? Ricorderete qualche lezione fa di questo parlavo. Ebbene, proviamo adesso a capire cosa succede se applichiamo queste considerazioni energetiche al condensatore. Vediamo cosa ne viene fuori. Allora, cancello qui. Consideriamo il condensatore piano per semplificarci la vita, no? Quindi condensatore piano, quindi due lastre, diciamo due piani indefinite teoricamente, sezione S, distanza D fra le armature, quello che studiamo tempo fa. Ricorderete che il campo elettrico ha delle linee di campo che sono dirette in questo modo, in particolare il campo elettrico è uniforme e diretto lungo questa direzione, no? Le cose che studiamo tempo fa. Ricorderete anche che la quantità D per S è uguale, S è la superficie dell'armatura, è uguale alla carica costruita dall'armatura, ricordate, basta applicare la legge di Gauss, ha un'opportuna superficie, e la quantità E per D E sarebbe il modulo del campo elettrico, D è la distanza dell'armatura, è uguale alla tensione. D'accordo? Questa è una cosa che vedemmo applicando le leggi del campo sulla configurazione del condensatore. Allora, vediamo adesso di applicare queste considerazioni energetiche a questa situazione qua. In particolare, vediamo quanto vale l'energia intesa come integrale, quello che sta scritto là,
sul tavolo infinito di un mezzo di prodotto scalare per il tavolo. Quindi applico quell'espressione lì a questa situazione. Allora. Beh, questo lo si scrive. Nel caso del condensatore piano ricorderete che il campo elettrico è confinato nella regione fra le armature. Supponendo ci sia induzione completa, che è vero al limite se la superficie tende all'infinito, fra le armature c'è un campo, al di fuori è zero. Questo vuol dire che questo integrale si può riferire all'intercapelline, la chiamo tau, questa intercapelline qui fra le armature. Qui abbiamo un mezzo, D ed E sono allineati, sono entrambi diretti in questo modo, vedete, e quindi qua abbiamo il modulo di D per il modulo di E. D'accordo? È tutto uniforme, quindi io questo lo posso scrivere come un mezzo D per E, cioè l'integrando che è tutto costante perché il campo elettrico è uniforme all'interno, per il volume dell'intercapelline. Quant'è il volume dell'intercapelline? Beh, S per D. Trovate? Benissimo. A questo punto scrivo questo come un mezzo di per S per M di D, semplicemente assortendo il prodotto in questo modo, in modo tale da far comparire qui la quantità di per S che abbiamo detto essere pari alla carica posseduta dall'armatura, la 1 e le 2, siamo in induzione completa, le mie cariche sono uguali opposte, quindi non devo specificare quale, per la tensione V fra le armature. V è la tensione che c'è fra le armature. Adesso ricordo che la carica è legata alla tensione fra le armature del condensatore dalla sua capacità. La capacità del condensatore piano abbiamo trovato la tensione qua. Quindi a posto di qui ci metto C, ovvero un mezzo C per V al quadrato. Esattamente l'espressione che abbiamo trovato per definire l'energia posseduta dal dipolo condensatore in teoria dei circuiti. Vi ricordate, no? Le questioni energetiche che facevamo, arrivavamo a dire che il bipolo condensatore aveva al bipolo condensatore si poteva attribuire un concetto di energia posseduta, ricordate, il massimo dell'energia estraibile per intervalli di energia successivi pari a un mezzo C uguale. Esattamente l'espressione viene fuori. Che cosa quindi vuol dire quello che ho appena affermato? Vuol dire che il bipolo condensatore, che io posso realizzare per esempio con questa geometria qui, è in grado di immagazzinare energia e di restituirla a tempo debito grazie al campo elettrico che si instaura fra le sue armature. Il meccanismo di serbatoio di energia che il condensatore come bipolo riesce a fare è dovuto alla presenza di un campo elettrico fra le armature che in qualche modo localizza in quella zona di spazio un'energia secondo le considerazioni che abbiamo fatto. Quindi ecco perché dal punto di vista fisico il dipolo condensatore è in grado di, diciamo, immagazzinare e restituire energia per corpo, perché ha questo serbatoio di energia nel campo elettrico tra le sue armature. Quindi quando scarica il condensatore io sto costruendo il campo elettrico fra le armature stesse, quindi sto attribuendo dell'energia al campo elettrico che vado a stabilire tra le armature. Quando il condensatore si scarica, ricordate la carica e la scarica del condensatore, quello che accade è che il campo elettrico tra le armature si affievolisce restituendo una parte della sua energia poi al resto del circuito. Ma il serbatoio è il campo elettrico che si instaura fra le armature del condensatore. Ok?
Va bene. Allora, direi che se non avete domande possiamo cancellare. Cominciamo adesso, in questa lezione, a parlare della magnetostatica, nel vuoto in particolare, cosa che poi approfondiremo nelle prossime lezioni. Batto molto su questo fatto che la studiamo inizialmente la magnetostatica nel vuoto, perché poi il trattamento dei materiali cosiddetti magnetici merita un approfondimento a parte, perché è tecnicamente estremamente rilevante. Quindi per qualche lezione ci concentreremo nel vuoto, nella situazione sul vuoto, sulla situazione nel vuoto, dopodiché passeremo a parlare invece dei materiali. Allora, quali sono le equazioni? Le ricordiamo, le abbiamo già commentato, ma adesso li ricordiamo. Questo vale per ogni linea di usa gamma, questo vale per ogni superficie di usa segno. E poi nel vuoto abbiamo detto c'è proporzionalità da B ed H tramite il fattore mi con zero, la permeabilità magnetica del vuoto. Poi la controparte locale, cioè di questo parlo differenziale di questa equazione, anche la ricordiamo, il motore di H uguale G, divergenza di B uguale 0, B uguale mi con 0 H. Bene, vi faccio osservare che questa quantità che c'è secondo me, queste sono le equazioni che già abbiamo ricavato, quindi adesso passiamo già a un commento. Allora, questa quantità che c'è qui a secondo membro, se ci pensate, è la corrente di conduzione, una corrente senza ulteriori specifici, che attraversa la superficie S gamma. Per definizione, no? Integrale su una superficie della densità di corrente fa la corrente che attraversa quella superficie. Ebbene, io asserisco che questo integrale non dipende dalla particolare superficie che io scelgo, purché essa abbia percorso la linea gamma. Potrò quindi parlare, adesso lo dimostro anche con voi, potrò quindi parlare di corrente concatenata con la linea gamma, la chiamo I gamma, per dire che essa è la corrente che attraversa una qualsiasi superficie S sigma che ha per orlo gamma. Quindi non devo specificare quale superficie, basta dire qual è la linea, perciò parlo di corrente concatenata. Ricordate, anche per il flusso di B abbiamo la stessa proprietà, già lo dicevo questo, flusso concatenato con la linea. Il motivo è appunto la proprietà di solenoidalità, non solo di B, ma anche di G. Infatti, se io parto da questa equazione, osservo subito che, facendo la divergenza di B nel secondo membro, ottengo che la divergenza di G è pari a zero, la divergenza del rotore è identicamente 1. D'altra parte, se ci pensate, questa è la conservazione della carica senza derivata della carica, perché il magnetostatico è trascurabile. E quindi viene fuori divergenza di G uguale a 0. Il che dal punto di vista integrale
si scrive in questi termini. Quindi in realtà quello che vi ho detto non è precisissimo a causa del fatto che non sono perfettamente equivalenti le due proprietà di solenodalità e in divergenza, però diciamo, non andando tanto per il sottile, possiamo dire che in magnetostatica non solo il campo B è solenodale, ma anche la densità di corrente è solenodale. In magnetostatica sono entrambe quantità solenodali, cioè localmente sono a divergenza. Questo vuol dire appunto che se io prendo una linea gamma, vi assumo il ragionamento che già facevamo prima. Se io prendo una linea gamma orientata in questo modo e prendo due superfici, S gamma primo ed S gamma secondo, orientate con la regola della mano destra entrambe, se prendo la superficie chiusa S gamma primo unione meno S gamma secondo e applico questa proprietà, ottengo immediatamente che la corrente che fluisce attraverso S gamma primo è uguale alla corrente attraverso S gamma secondo. E quindi che posso parlare di corrente concatenata solo con la linea senza specificare la superficie. Questa è la stessa identica dimostrazione che fece sul flusso concatenato all'inizio di qualche lezione fa, partendo dalla solenodalità di B. È uguale, chiaramente la proprietà è la stessa, quindi la conseguenza è la stessa. Quindi parleremo di corrente concatenata con la linea gamma oltre che di flusso concatenato con la linea. Bene. Il problema magnetostatico è normalmente un problema che è più complicato di quelli che abbiamo fino ad ora studiato. Noi abbiamo studiato la conduzione stazionaria e la elettrostatica. Io vi dico che il problema magnetostatico, l'ultimo problema statico che c'è rimasto in analizzare, è in realtà più complesso dei precedenti. Il motivo è presto detto. Nei due casi precedenti, conduzione stazionaria e elettrostatica, come abbiamo fatto fino a qualche minuto fa, avevamo la proprietà molto utile e molto importante che il campo elettrico è conservativo. L'abbiamo sfruttata per introdurre il potenziale scalare, da cui abbiamo tratto tutte le conseguenze che abbiamo tratto, no? Ebbene, questa cosa, cioè l'introduzione di un potenziale scalare, in generale non è possibile farla in magnetostatica. Diciamo, ci vuole molta cautela. Poi in realtà nel corso di laurea magistrale, che chi di voi vorrà si farà appunto al primo anno di magistrale elettrica, in realtà parleremo anche di potenziali scalari magnetostatici, però lì la questione è matematicamente molto più delicata. Quindi in generale non è possibile parlare in maniera semplice perlomeno di potenziali scalari in magnetostatica, per il semplice motivo che il campo magnetico H non è conservativo. Vedete, il suo integrale su una linea chiusa in generale non fa zero, ma fa la corrente concatenata in questa linea. Quindi non è possibile in generale trovare una funzione scalare tale che il suo gradiente cambiato di segno sia pari al campo magnetico. In generale non è possibile. Ripeto, si può fare con qualche artificio matematico, ma lasciamolo perdere. Quello che invece è sempre possibile fare è sfruttare quest'altra proprietà che invece è sempre vera, la solenodalità del campo B. Quindi H non è conservativo, ma B è solenodale, è scritto qua. Quando vale questa proprietà di solenodalità, è sempre possibile far discendere il campo in questione, cioè B, da un cosiddetto potenziale vettore, ovvero esiste una quantità vettoriale A tale che il suo rotore coincide con il campo B in questione. Ripeto quello che ho detto. La matematica ci garantisce che un qualsiasi campo solenoidale, qual è B per esempio, può essere fatto discendere da un potenziale vettore,
ovvero è possibile trovare una quantità vettoriale A tale che il suo rotore sia pari al campo B che voglio rappresentare. A si chiama potenziale vettore. Allora capite immediatamente che la cosa si complica un po', perché prima nel costante, per esempio, abbiamo il potenziale scalare, quindi abbiamo da trovare per ogni punto dello spazio una quantità scalare che è il valore del potenziale, che è definita come una costante. Qui per ogni punto dello spazio dobbiamo trovare una quantità vettoriale. A è un vettore. In più ci sono una serie di altre complicazioni. La prima complicazione è che la quantità A non è univocamente determinata. Già sul potenziale scalare nel nostro stato abbiamo detto che questo è definito a meno di una costante, perché aggiungendo una costante viene fuori lo stesso risultato. Qui la cosa è, in certi versi, più grave, perché il potenziale vettore A è definito almeno del gradiente di una funzione scalare. Cioè, se io considero un altro potenziale A' pari a quello di partenza A più il gradiente di una qualsiasi funzione xi, a piacere mio, purché abbia gradiente, purché sia sufficientemente da aver gradiente, il rotore di A' si scrive in questo modo, ma poiché il rotore del gradiente è identicamente nullo, questa quantità è ancora pari al rotore di A, ovvero B. Quindi sia A sia A' rappresentano lo stesso campo B. Detto diversamente, come vi avevo anticipato, il potenziale vettore è definito almeno del gradiente di un qualsiasi scalare. Quindi abbiamo molte più gradi di libertà per così dire. Non solo una costante, ma addirittura una funzione arbitraria da dover scegliere. Chiaro? Qual è la conseguenza di questa arbitrarietà? Beh, lo vediamo immediatamente. Se io combino le equazioni, quelle in forma differenziale, usando questa espressione qui, che cosa ho? Ho che, quindi faccio questa posizione e scrivo le equazioni di partenza. La divergenza di B è identicamente nulla, infatti divergenza del rotore di A è identicamente pari a zero. Quindi automaticamente garantisco una delle due equazioni. Resta da imporre la seconda, la prima delle equazioni. Quindi scriverò rotore, devo scrivere rotore di H uguale G, quindi lo scrivo come rotore, al posto di H ci metto 1 su mi con 0 per B, B lo scrivo come rotore e rotore di A uguale G. Ovvero rotore del rotore di A uguale mi con 0 g. Ho portato la costante mi con 0 fuori dal rotore, veramente è un numero, quindi posso farlo senza problemi. Ricordate, anche nel rotore sono nascoste le derivate rispetto alle variabili, alle coordinate spaziali. Bene. Quindi questa è l'equazione, questa è l'equazione da risolvere in termini del potenziale vettore, ottenuto combinando quelle di partenza e la posizione che abbiamo fatto. Il fatto che la quantità A sia definita almeno del gradiente di una funzione, cioè questa indeterminatezza di A, fa sì che questa equazione non ammetta un'unica soluzione. Cioè è un'equazione da questo punto di vista non mal posta, cioè quell'equazione non mi permette di determinare univocamente A. Serve aggiungere una condizione aggiuntiva rispetto a questa che mi permetta di recuperare l'unicità della soluzione. Quindi quella da sola non mi basta a individuare univocamente A. Esistono infiniti A possibili,
tutti quanti quali soddisfano quell'equazione. Per individuarne uno solo, quindi per ritrovare l'unicità della soluzione del problema, devo aggiungere un'altra condizione. Questa condizione è una condizione, diciamo così, fittizia, nel senso che quello che ho scritto fino ad ora è tutto ciò che viene dalla fisica, ovvero dallo studio sperimentale delle situazioni che si vengono a creare, metto le correnti, misuro i campi e così via, vengono fuori queste equazioni. Questa condizione aggiuntiva che io devo imporre, invece, è, per così dire, un artificio matematico che mi serve per recuperare l'unicità della soluzione del problema, formulato in questi termini. Quindi non ha un senso fisico questa condizione aggiuntiva, è solo un artificio matematico, che si chiama condizione di Gage, o Gauche, in francese. Quindi è una condizione aggiuntiva che serve a non fisica, che serve a quello scopo di garantire l'unicità della soluzione. Poiché si tratta di una condizione non fisica, in realtà io posso fare differenti scelte, cioè non ho un'unica possibilità, la devo inventare, tra virgolette, meno male, quindi tanto vale che la invento in maniera, diciamo così, comoda, in maniera tale che mi possa in qualche modo semplificare le equazioni. Una possibilità che, come vedremo, mi semplifica un po' le equazioni è quella di imporre come condizione di Gage divergenza di A uguale a 0. Ripeto, non è l'unica possibile scelta. In altre situazioni potrebbe essere più conveniente fare altre scelte. Infatti, chi di voi poi sarà così pazzo da fare anche il dottorato e seguirà il mio corso di modelli numerici per i campi elettromagnetici, capirà che effettivamente dal punto di vista numerico in certe situazioni conviene utilizzare le gauge differenti da queste, che numericamente si implementano in maniera più conveniente. Però è già un altro mondo, non sbagliamo. Al momento, diciamo, fra le molteplici possibili condizioni aggiuntive che io posso imporre per ritrovare l'unicità, uso questa qua. Perché questa mi è particolarmente comoda? Perché questo operatore differenziale, rotore del rotore, si può scrivere anche in questo modo. Ho riscritto solo il primo membro, il secondo membro lo lascio andare qua. Rotore del rotore di A si può scrivere, questa è un'altra identità vettoriale, come gradiente della divergenza di A meno il laplaciano vettoriale di A. Laplaciano vettoriale è un operatore che è la generalizzazione al caso vettoriale del laplaciano che abbiamo visto prima. Ci ho messo quel segno sopra per ricordarvi il laplaciano vettoriale. Se vengono usate le tre componenti cartesiane, le tre componenti cartesiane del laplaciano vettoriale coincidono con i laplaciani in quelle stesse direzioni, laplaciani scalari in quelle direzioni. Comunque ci sono le espressioni tabellate sui testi, non è importante. È comunque un operatore che è l'analogo del laplaciano nel caso vettoriale. Avendo scelto questa equazione come condizione di Gage, ecco che questo termine non c'è più, risulta identicamente nulla. Capite perché in questo caso mi conviene questa scelta? Perché mi semplifica un pelino l'equazione. L'equazione quindi diventa, aggiungendo questa condizione di Gage, laplaciano vettoriale di A uguale meno mi con 0 G. Vedete, esattamente, come posso dire, la generalizzazione al caso vettoriale di quello che abbiamo visto nella prima ora di lezione riguardo all'elettrostatico. Lì avevamo laplaciano di V uguale meno ρ su epsilon con 0. Quindi il tipo di equazione è lo stesso, è ancora un'equazione di tipo Poisson, è lo stesso tipo di equazione di prima, però vettoriale anziché scalare. E quindi facile convincersi che con ragionamenti perfettamente analoghi a quelli che abbiamo visto prima, la soluzione di questa equazione si può scrivere in questi termini. Ho
riuscite a vedere, forse lo rischio troppo in un angolino, lo scrivo solo, ma riscrivo la stessa cosa. Vedete, questo è esattamente, almeno formalmente, lo stesso integrale che abbiamo visto prima, lo stesso integrale coulombiano visto prima, in cui invece di 1 su epsilon con 0 ci ho messo mi con 0, perché c'è mi con 0 al numeratore questa volta, invece lì c'era 1 su epsilon con 0 al denominatore. E poi invece la densità di carica ci ho messo la densità di corrente, perché adesso il forzamento è la densità di corrente. Poi la struttura è esattamente la stessa vista prima. Vi trovate? Questo alle volte lo trovate scritto come legge di Biot-Savart. Altre volte la denominazione Biot-Savart si ha per il campo B legato al rotore di questa espressione, quindi si fa il rotore di questa espressione, c'è un po' di algebra da fare, cioè risparmiamo. Viene come un'espressione come integrale, ma insomma è quello. È chiaro come viene fuori quindi questo? È una perfetta analogia al caso elettrostatico visto qualche minuto fa. E questo integrale si può particolarizzare al caso in cui la densità di corrente fluisce in un filo sottile. Noi sappiamo che una situazione di particolare interesse per noi, questo vale tutto in generale, qualunque sia J, di un certo volume, faccio l'integrale, viene fuori una cosa giusta. Tuttavia, in molte situazioni, J non sta in volumi a caso, ma fluisce la corrente, la densità di corrente, in fili sottili, abbiamo detto più volte, no? Quindi ha interesse capire cosa accade di questa formula generale nel caso in cui la densità di corrente fluisca in un filo sottile. Allora, questo è il filo sottile, immaginiamo di chiamare T il versore tangente all'asse di questo filo sottile, S la sezione di questo filo, d'accordo? È molto sottile, l'ho fatto giusto con un piccolo spessore per far emergere questo fatto che c'è un piccolo spessore. Allora, dobbiamo applicare quell'integrale volendo per esempio il campo qui, il punto P, scusate, il potenziale vettore del punto P, P' sarà il generico punto su questo filo, no? Allora, A di P è uguale a mi con 0 diviso 4 pi greco integrale di J R B P' di tau. Allora, come faccio a fare questo integrale di volume? Beh, poiché mi sviluppo questo volume su un filo sottile, io faccio questo integrale come integrale sulla linea gamma che fa la linea media di questo filo, che in realtà è una linea chiusa, fatto un filo richiuso su se stesso, no? Per l'integrale sulla superficie S, cioè la sezione del filo stesso, di J R I primo in detau di S R. Quindi per fare l'integrale su questo volume faccio l'integrale di superficie dell'integrale, l'integrale di linea dell'integrale di superficie sulla sezione, d'accordo? Benissimo. Allora, la quantità J com'è fatta? Allora,
Poiché il filo è molto sottile, sappiamo bene che la densità di corrente in questa situazione è vincolata a fluire lungo l'asse del filo, non può fuoriuscire dal filo, no? Abbiamo visto tante volte. Quindi sarà diretta lungo la direzione T dell'asse del filo stesso, non può puntare verso qui. Il filo è molto sottile, quindi posso confondere la direzione di G con la direzione tangente all'asse. E come ben sappiamo, supponendo il filo molto sottile in maniera tale da essere tutto supponibile come uniforme, la quantità G, cioè il modulo della densità di corrente, si scrive come la corrente che fluisce nel filo, I, con questo riferimento, diviso la superficie S, cioè la sezione del filo stesso, e poi c'è T. Mi trovate? Chiaro per tutti? Questo vuol dire che, continuando la catena di uguaglianze, che cosa ottengo? Con 0 diviso 4 pi greco integrale su gamma integrale su S di, allora, al posto di G ci metto questa, I diviso S per T, alla data di primo, come abbiamo detto, D S D L. Questo è sempre valutato in più di noi, vi ricordo, vedete la formula originale, vi ricordate, lo scrivo esplicitamente, quindi qui T è valutato in più di noi. Allora, quanto è uguale questa quantità? Allora, mi con 0 diviso 4 di greco integrale sulla linea gamma. Allora, questo lo si suppone tutto quanto costante perché il filo è sottile, il che vuol dire che questo integrale fa semplicemente I diviso S T di P' per la superficie S in L. Non ce l'ho qui. Semplificando S, il risultato è mi sono dimenticato R e P', integrale sul gamma. Ok? Quindi, considerando tutto uniforme sulla sezione, semplifico sostanzialmente la sezione e quindi viene fuori questo integrale qua. La corrente I l'ho portata fuori perché chiaramente in ogni punto della linea gamma è la stessa, perché questo oggetto è un tubo di flusso sul corso che tutto si è immerso in un isolante perfetto, no? Come sempre sappiamo. Questa è la particolarizzazione della legge di Biot-Savart nel caso di fili. Quindi, generale abbiamo quell'espressione. Se abbiamo la corrente localizzata in un filo sottile, questa è l'espressione che viene fuori applicando quella equazione. D'accordo? Bene, quello che adesso dobbiamo fare, ma a questo punto lo faremo alla prossima lezione, non ha senso iniziare ora, ovviamente. Quello che adesso dobbiamo fare, che faremo, ripeto, a partire dalla prossima lezione, è studiare delle configurazioni tipiche in questo quadro, ovvero cercheremo di capire qual è il campo magnetico generato da configurazioni canoniche di correnti. Partiremo da casi semplici, faremo il caso del filo rettilineo indefinito, aggiungeremo vari fili, quindi capiremo più fili cosa fanno, calcoleremo il campo della spira, del solenoide, solenoide toroidale, insomma andremo via via a complessità crescente. Allora direi che a questo punto ci fermiamo qui.